Amici sportivi, immagini che vi giungono dal comune di Locri di fronte per match importante, testa coda per quanto riguarda il campionato d'eccellenza, Locri contro la Cosentina Trebisacce. Arbitrerà l'incontro il signor Sita di Catanzaro, coadiuvato da Bartolucci e Di Iorni, entrambi della sezione di Vibo Valentia. Andiamo a dare un'occhiata agli schieramenti. Locri schiera Galluzzo, Battista, Lombardo, Varricchio, Coluccio, Carbone, Libri, Gutta, Ruggero, Siano e Punturiere. Risponde il Trebisacce con Vitale, poi Fuc, Mannarino, Galantucci, Zicarelli, Mazzei, Cirolla, D'Angelo, Bellavitta, poi Schernato e Gallotta. In panchina per il Locri Scorrano ha mandato Paolella come secondo portiere, poi Castellano, Iervasi, Lanza, Baccileri, Foti e Conversi, mentre il Trebisacce la panchina completa: Affuso, Roma, Maio, Eonna, Amerise, Grisolia, Miniaci. L'allenatore è il signor Maucci. Sole splendido sul Locri, non c'è il pubblico delle grandi occasioni, ci aspettavamo qualcosa in più, almeno per quanto concerne la tifoseria più calda. Ad ogni modo, buon pubblico come sempre, squadra seguitissima, probabilmente la più seguita, anzi senza probabilmente, del campionato d'eccellenza. Ci sarà il minuto di raccoglimento per onorare Azeglio Vicini e quindi lo rispettiamo. Azeglio Vicini, commissario tecnico di Italia 90, ricordiamo il terzo posto conquistato a quei mondiali, quella semifinale sfortunata persa ai penalty contro l'Argentina di Maradona, che poi andò a schiantarsi contro il muro della Germania. Non senza polemiche sia la semifinale sia la finale, ricorderete i fischi degli italiani all'inno nazionale argentino. Ma torniamo sul campo di Locri, maglietta nera per il Trebisacce, bianco bordato di amaranto per quanto concerne i colori locali, quelli del Locri. Tutto pronto al comunale, fischietto in bocca, Sita fischia all'inizio della gara. Primo pallone giocabile per Coluccio in avanti, rimessa laterale per il Locri. Carbone, poi Libri, ancora il tacco che non raggiunge Carbone, quindi il controllo del Trebisacce che prova a imbastire un'azione con Bellitta. Lancio in avanti troppo lungo, pallone che finisce sul fondo. Ancora Locri, Varricchio in avanti, Carbone prova a prendersi il pallone, non ci riesce, allora viene aggiustato il tiro con Libri in avanti, Carbone, ancora Carbone, la puntata verso il compagno di squadra, Carbone, passaggio di ritorno subito Locri, pericoloso, Carbone nel rigore, parte un cross sotto misura, attenzione a Locri, parte un tiro ribattuto, subito Locri pericolosamente in avanti. Trebisacce che prova a uscire dal guscio difensivo, allora c'è Coluccio di testa, pallone al lato, ci aveva provato Punturiere, D'Angelo e poi Gallotta, altro controllo di Amerise. Amerise che non era annunciato in campo, quindi qualche cambiamento nello schieramento iniziale, quindi ne prendiamo atto. Amerise con il... no, perdono, non è Amerise, è D'Angelo, quindi sono esatti la nostra lista che ci hanno consegnato. Ho fatto un po' di confusione io con i numeri. Ancora Trebisacce con Mannarino in avanti, consueto bandierone che non ci consente di avere praticamente nulla. Trebisacce in aria di rigore, attenzione, pericolosamente in aria, ha il problema di girarsi, poi appoggia ancora al lato, parte un tiro fuori, è stato
Galantucci a provarci. Zicarelli aveva avuto l'opportunità e ha preferito mandare il pallone al compagno di squadra. Lombardo, l'appoggio è su Varricchio, ancora Lombardo, Varricchio, scambio di due, poi Coluccio, Logri che prova a partire dalla propria area praticamente, poi il lancio in avanti, Carbone non può controllare il pallone, Trebisacce che si è disposto abbastanza alto, poi perde palla, Carbone la puntata in avanti, errore sul passaggio, Libri si riprende il pallone, Libri prova a inserirsi da solo, non riesce a scavalcare la retroguardia ospite, quindi pallone che finisce tra le braccia di Vitale. Ancora il Locri in possesso palla, Locri in possesso, Lombardo, buon pomeriggio anche per Universo Dilettanti, squadra in campo da 5 minuti, risultato ad occhiali 0-0, vi do le formazioni velocemente, Locri schierato con Galluzzo, Battista, Lombardo, Varricchio, Coluccio, Carbone, Libri, Gutta, Ruggero, Siano e Punturiere, risponde il Trebisacce di mister Merlucci con Vitale, Fuc, poi Mannarino, Galantucci, Zicarelli, Mazzei, Cirolla, D'Angelo, Bellitta, Scarnato e Gallotta. Questo è l'undici ospite. C'è un calcio di punizione sulla tre quarti che a favore del Trebisacce, Trebisacce che si è fatto vivo così come il Locri, due occasioni, una per parte, parte il cross sotto porta, attenzione la deviazione che non ha buon esito, quella di Zicarelli, ma aveva sbandierato il collaboratore di destra del signor Sità di Catanzaro, ovvero Bartolucci, l'altro è Di Giorni, l'altro collaboratore del signor Sità, i due collaboratori sono entrambi di Vibo Valencia. Locri che torna in possesso palla, lo fa con Lombardo, pallone fatto girare su Carbone, il controllo no, così così, poi Punturiere riesce a riprendersi il pallone, si va verso destra, allora c'è l'inserimento di Ruggero, Ruggero prende palla, poi la riperde e allora riprende il pallone in mano, il pallino in questo caso Mannarino per quanto riguarda il Trebisaccio. Intanto arrivano notizie poco positive per le squadre di zona. Il Siderno è subito sotto a Cotronei, distanze che si allargano dunque con il Locri, anche se ormai la corsa del Locri ci sembra ampiamente solitaria. Pallone che intanto è finito sul fondo, ancora torniamo sul campo Lombardo, sbagliato il controllo di Lombardo e allora è Mannarino, pallone in avanti intercettato ancora da Galantucci, altro errore Lombardo, guardate come difende alto il va in pressing anche il Trebisacce, venuto qui a giocarsela a viso aperto con il Locri. Lombardo, Carbone di prima intenzione, pallone che esce però, rimessa laterale per la squadra ospite. Vediamo che venga battuto il fondamentale dal calciatore del Trebisaccia, pallone già riconquistato dalla squadra locrese, allora è stato Punturiere a controllare, riperde palla il Locri, prova ad andare via, la squadra ospite lo fa con il numero 21, era Bellitta, che pallone in avanti, attenzione, grande apprensione per la difesa locrese, Battista ha messo il pallone in angolo, primo angolo della gara e a favore del Trebisaccia.
Lisacci, allora calcio d'angolo che sta per partire, partito adesso Galluzzo, più alto di tutti, riesce a mandar via il pallone in fallo laterale dall'altra parte. Ancora Trebisacce, attenzione, parte un altro cross alla meglio la difesa del Locri, poi Libri prova a fare un sombrero, riesce in parte ma è un passaggio per Carbone, poi pallone, attenzione perché è finito giù Scarnato, no, Siano ovviamente, Siano, fallo su Siano, viene richiamato l'autore del fallo, nella fattispecie Mazzei. Lombardo sul pallone per il tiro di punizione assegnato all'Ocri, scambia con Libri, ancora Lombardo, allarga il gioco dall'altra parte, poi Libri ancora, Carbone lascia sfilare il pallone che raggiunge Punturiere e allora al gioco allargato, ancora parte un tiro, pallone alto, ci ha provato il Locri, ha scoccato il tiro dal vertice sinistro con il piede destro, armato per bene, pallone è finito decisamente alto, è stato Gutta a tirare, Gutta che era in forze fino all'ultimo istante, poi è regolarmente in campo Carbone, ancora Locri, Punturiere, l'anticipo senza fallo, no, si prosegue perché per il vantaggio, allora Siano, gioco che viene interrotto però dalla Trebisacci che riesce a riconquistare palla, Locri che ha guadagnato metri in quest'ultimo periodo, pallone al lato, Trebisacci in affanno, ancora Mannarino, Punturiero, Punturiere, pallone finito fuori, rimessa laterale per il Locri, c'è Carbone e poi Ruggero fermato, pallone fuori, rimessa laterale ancora per il Locri, Libri, controllo di Libri, altra rimessa laterale, sempre Ruggero sul pallone, Punturiere viene anticipato, guadagna metri il Locri, decimo di gara, 0-0, insiste il Locri, Carbone prova ad entrare, viene fermato, altro lancio in avanti, Libri a vuoto stavolta, Cotronei che può, Trebisacce, pardon, che può ripartire, ma è solo contro tre dell'Ocri che lo fermano, è stato Lombardo ad anticipare l'avversario, ancora Locri, Punturiere, lancio dall'altra parte a pescare Gutta che deve rincorrere, però Gutta poi non può fare altro che mandare il pallone in avanti, impreciso, pallone che esce fuori. Rimessa dunque laterale per il Trebisacce. Palleggio della squadra cosentina, lancia in avanti Coluccio di testa, più in alto di Zicarelli, poi Galluzzo. Coluccio. E poi Varricchio in avanti. Gutta, va via a sinistra Gutta, riesce a controllare il pallone, è un avversario di fronte, prova a saltarlo, poi alleggerisce su Carbone che si avvede in ritardo dell'arrivo degli avversari, ma poi riesce ad eludere la guardia, pallone deviato, angolo anche per il Locri. Lombardo sul pallone per il tiro dalla bandierina. Ecco Lombardo, parte l'angolo, troppo
troppo lungo, sospinto anche dal vento decisamente forte. Eccoci collegati, primo collegamento all'undicesimo minuto di gara di questo incontro 0-0, il risultato che sta maturando qui al Comunale di Locri. Vi do intanto le formazioni: Locri viene schierato con Galluzzo, Battista, Lombardo, Varricchio, Coluccio, Carbone, Libri, poi Guttà, Ruggero, Siane, Punturiere a completare lo scacchiere predisposto da Scorrano. Poi risponde il Trebisacce di mister Macucci con Vitale, Fuc, Mannarino, Galantucci, Zicarelli, Mazzei, Cirolla, D'Angelo, Bellitta, poi Scarnato e Gallotta vanno a completare la squadra ospite, la squadra cosentina. Libri, intanto un tiro decisamente dalla distanza, pallone che finisce fuori, ma c'è un calcio di punizione da posizione interessante per il Locri, decretato dal signor Sità di Catanzaro, che arbitra l'incontro, coadiuvato da Bartolucci e Di Iorni. Direi di aspettare, perché il tiro di punizione è decisamente interessante, c'è un leggero vento che soffia alle spalle del Locri, che può aiutare in qualche modo la traiettoria di un tiro a giro. Sul pallone lo sta predisponendo Carbone, ma c'è anche lì vicino, oltre a Libri, anche Lombardo. Sembra essere invece Siano colui che si dovrebbe incaricare del tiro verso la porta. Non c'è gran pubblico, mi aspettavo qualcosa in più a Locri, almeno per quanto riguarda la tifoseria più calda. Il resto della tribuna è praticamente piena come sempre. Tiro di punizione dunque che sta per partire, 4 in barriera messi lì da Vitale, va anche lì Carbone a disturbare, lasciando un leggero buco tra i 4. Parte intanto il tiro a giro, ma si infrange contro la barriera. La traiettoria non è stata precisa, quella di Siano, non è riuscito a scavalcare la barriera che aveva predisposto Vitale. Pallone che intanto finisce al lato. Viviamo il 14° di gara, reti bianche qui al Comunale di Locri. A te Antonio. Torniamo in telecronaca, ci dividiamo ovviamente tra telecronaca e universo dilettanti e domenica in campo. Ancora Locri che insiste, Ruggero giù, non c'è fallo, parte, ovvero sì, il fallo c'è, fischiato dal direttore di gara, quindi calcio di punizione per il Locri. Era intervenuto sulle gambe di Ruggero nettamente, quindi calcio di punizione sacrosanto. C'è sul pallone Lombardo. Lombardo sul pallone, 2 in barriera per il Trebisacce, si comincia a spingere nel rigore, si fronteggiano Mannarello con Ruggero in aria. Lombardo proverà a indirizzare la traiettoria di destro, ecco Lombardo, tiro sotto, gol! Il Locri in vantaggio, Locri Libri, ha segnato Libri, capitan Libri di testa, ha messo in gol per il Locri. Gol dell'Ocri dunque, che la sblocca subito. Tiro di punizione di Lombardo, precisissimo il cross in area di rigore, interviene di testa Libri che la mette nel sacco. Gol dunque dell'Ocri, che è subito avanti. Allora Locri che comincia nel migliore dei modi, riesce a portarsi avanti da subito. Gara che è già ripresa, al primo affondo vero il Locri l'ha messa nel sacco, ma aveva già cominciato a premere sull'acceleratore la squadra locrese, quindi vantaggio legittimato da questo gol meritatissimo. Trebisacce che prova a rimpostare, lo fa con Bellitta, ancora Bellitta, viene fermato Zicarelli, ma pallone che rimane in possesso del Trebisacce. Guttà riesce a difendere, Carbone riesce ad eludere la guardia dell'avversario, pallone per Punturiere, completamente sbagliato il controllo del centrale di Scorrano, pallone che è finito al lato.
ancora rimessa laterale per il Trebisac, direttamente in bocca Varricchio di testa, poi un colpo subito da Capitan Libri, l'autore anche del gol. Attenzione al break cosentino, proprio il capitano della squadra Zicarelli è stato anticipato nettamente da Coluccio, che può rimpostare per il Locri. Punturiere tiene palla e poi lo allarga il gioco ancora per Libri, leggermente in ritardo, allargato poi il gioco a destra per trovare Ruggero. Ruggero vede libero ancora Coluccio, controllo di tacco, scambia con Carbone. Carbone ancora prova a indirizzare, errato il passaggio, e allora c'è la ripartenza del Trebisacce, lo fa con Galantucci, poi Bellitta, altro lancio ad allargare, c'è lì invece Mazzei viene fermato da Siano, pallone al lato. Rimessa laterale per il Trebisacce, gara piacevolissima. Battuto il tiro, la rimessa dall'Ogri, che restituisce palla probabilmente. Siamo riusciti a capire cosa è accaduto. Qualcuno del pubblico si lamenta, pallone che è rimasto nel rettangolo del gioco, quindi ce ne stanno due al momento. Allora va direttamente Fuc a mandare il pallone al lato. Gioco che riprende, possesso Trebisacce. Ancora Fuc, lancio in avanti sbagliato, c'è Lombardo e poi Siano, tutto in velocità il gioco dell'Ocri. Ancora Lombardo, Ruggero, Carbone, attenzione ancora all'Ocri in aria, Carbone, poi la difesa ospite alla meglio, Libri allarga il gioco ancora per Siano subisce forse fallo, non fischia il direttore di gara, il fallo poi non viene fischiato per il vantaggio. Allora Punturiere prova a riprendersi il pallone, che esce rimesso dal fondo per il Trebisacce. Siano ha qualcosa da dire al direttore di gara, reo di non aver sentenziato la punizione, che ci stava tutta, perché Siano era stato toccato da dietro di testa, meglio il Trebisacce stavolta. Poi Zicarelli, il controllo, gioco allargato sempre su Mazzei, ma arriva il raddoppio di Lombardo, Mazzei prova a tenere palla ma due davanti, risalta ad entrambi, poi pallone verso il limite dell'area, il controllo, parte un tiro col sinistro, pallone alto, è stato Mannarino a provare a impattare col sinistro, pallone che è finito nettamente al lato. Gara vibrante, piacevolissima, abbastanza veloce, Locri meritatamente avanti di un gol, Libri decide la gara al momento. Galluzzo in avanti, Punturiere più in alto di tutti, poi Siano non riesce a controllare, pallone che è uscito, non era Siano ma era Ruggero. Fuc sul pallone per la rimessa, altro errore, infatti il direttore di gara pulisce la gamba fin troppo alta, quella di Punturiere, quindi calcio di punizione per il Trebisacce. Gallotta sul pallone, lancio in avanti ancora verso l'aria, c'è Lombardo, controllo di Lombardo su Ruggero, Siano di testa, ancora Siano, Fuc prova il controllo, pallone è uscito, rimessa che spetta al Trebisacce. Ancora Zicarelli per il Trebisacce, zona del campo dove noi non vediamo assolutamente nulla. Ecco che il pallone giunge ancora tra i piedi del numero 21 Bellitta, prova
un tiro a giro decisamente velleitario vista la distanza, pallone facilmente catturato da Galluzzo. Già siamo dall'altra parte con Vitale che controlla un pallone e prova ad allargare direttamente su Gallotta. Imposta adesso il Trebisacce, che è venuto qui a giocarsela a viso aperto senza timore reverenziale, sotto di un gol, ma non ha demeritato al momento. Giustamente Locri è in vantaggio, ma anche con merito, perché in quel momento dove ha premuto praticamente di più, Libri prova ad andare via, subisce il fallo, non viene fermato dal direttore di gara. Ancora Libri verso Carbone, attenzione, siamo in rigore, Carbone, il controllo, salta poi verso il centro, deviazione, viene catturato il pallone ancora da Gallotta, lo spedisce in avanti, poi di testa ancora Verricchio e poi Lombardo. Libri, vero motorino insieme a Carbone, tutto di prima, attenzione all'occhio nel rigore, parte un tiro, il miracolo dell'estremo difensore Vitale, ma che bella azione. Grande Locri davvero, tutto di prima. Pallone che è finito al lato, rimessa laterale per il Locri. Lombardo. Era angolo, pallone che è uscito dall'altra parte, altro angolo. Vediamo poco quando il gioco si svolge sulla fascia vicino alla tribuna e quindi ci scusiamo per qualche imperfezione. Sempre Lombardo, impatterà di destro. Ricordiamo che il vantaggio dell'Ocre l'ha ottenuto con un tiro piazzato e poi il successivo colpo di testa, quindi da palla ferma. Ecco Lombardo, altro tiro a giro, sempre sotto porta, altro gol! Raddoppio dell'Ocri. Ha fischiato un fallo. Aveva messo nel sacco Varricchio. Ha fischiato un fallo, ha mimato che si è appoggiato sulle spalle del difensore. Azione da rivedere questa. C'era parso regolare. Ancora Siano per il Locri, azione ormai tambureggiante. Locri insiste nel tentativo di chiuderla subito. Siano salta due avversari, altro cross, poi Carbone. Siamo al limite dell'area. Carbone prova a tenere il pallone e poi ad entrare. Carbone arma il sinistro, poi il tiro di Libri, abbastanza lento. Applausi dalla tribuna. Tiro che è finito facile tra le braccia di Vitale, ma Locri volitivo e prepositivo, ha rischiato Ruggero perché ha trattenuto l'avversario, quindi ha rischiato il giallo in caso avesse completato praticamente il fallo, una sorta di frittata, ma ha lasciato correre il direttore di gara per il vantaggio. Poi Varricchio in avanti, Carbone, si è liberato Guttà dall'altra parte, ecco Guttà non riesce a tenere la pallone al lato, rimessa per la squadra ospite. Mannarino perde palla ancora il Trebisacce, ma poi la riconquista. Mannarino lascia il compagno di squadra, poi si va all'indietro, viene a sportellate numero 27 Gallotta con punturiere. Calcio di punizione per il Trebisacce, già battuto, poi Fuc indirizza un pallone in avanti impreciso, facile per Galluzzo riprenderselo ed impostare per il Locri. Lombardo, pallone all'indietro, Galluzzo può controllare solo di piede, allora lo appoggia su Coluccio. Lombardo va a prendersi il pallone, vede libero Ruggero, lo serve Fuc. Poi adesso è Fuc. Questo invece è il numero 11 Mazzei. Mazzei salta due avversari, vero motorino qui a sinistra. Mazzei se ne va in mezzo a due, ma ci sono tre avversari dell'Ocri lì. Pallone che esce, rimessa laterale per la squadra ospite. Già battuto. Ancora Mazzei. Riceve da Fuc, fuori gioco, era in posizione irregolare Mazzei, pallone finito
possesso del Locri. Punturiere, poi Ruggero, Ruggero, Carbone, Carbone tiene palla, la uncina a modo suo, poi c'è ancora Ruggero, poi Siano tiene il pallone, Siano parte un cross col sinistro per Gutta, Gutta in buona posizione, poi Carbone, Carbone cerca lo spiraglio per tirare, calcia solo adesso, pallone ribattuto, ancora Carbone all'indietro, Lombardo, altro servizio per Punturiere anticipato, prova ad uscire il Trebisacce ma non ci riesce perché c'è Verricchio che spedisce il pallone in avanti, un campanile che arriva facile tra le braccia di Vitale. Scarnato, ancora Zicarelli, Galantucci, altro pallone sprecato dal Trebisacce, non riesce ad avere forza la squadra cosentina. Lombardo, calcio di punizione per il Locri, intanto c'è il pareggio del Siderno, il campo del Cotronei. Battista all'indietro, Coluccio, poi Lombardo, l'appoggia su Libri, apre dall'altra parte per Verricchio, Verricchio prova, Varricchio prova ad avanzare, Punturiere il controllo di tacco non riesce, allora la meglio la difesa ospite che attenzione alla ripartenza del Trebisacce che prova ad andare via ancora con questo calciatore, a mio avviso il migliore della propria squadra ed è il numero 11 Mazzei. Ancora Trebisacce al limite dell'area, potrebbe tirare da lì, attenzione, poi la puntata sbagliata su Zicarelli e può arrivarci Galluzzo che controllo di piede, pallone finisce ancora tra le maglie di D'Angelo che lo ricattura e rimposta per il Trebisacce, si avvicina ancora di rigore, fallo fischiato ai danni del Locri, ha subito fallo a dire il vero Galantucci, pallone insidioso, c'è la distanza notevole dalla porta però potrebbe anche impattare da lì, fallo inutile perché il calciatore del Trebisacce era con le spalle alla porta. Si poteva davvero evitare. C'è Galantucci sul pallone per il tiro di punizione a favore del Trebisacce. Ecco Galantucci, parte un tiro, risponde Galluzzo di par suo, pallone deviato. Da gran portiere qual è il giovane Galluzzo, ha risposto per le rime alla conclusione di Galantucci, pallone teso e insidioso, una bordata davvero, angolo dunque sotto porta, attenzione al Trebisacce e c'è una punizione fischiata a favore dell'Locri, carica sul portiere, Coluccio ha qualcosa da dire a Galluzzo. Tempo che scorre, ...32 di gara, in vantaggio il Locri 1-0... Eccovi ancora collegati con Domenica in campo, risultato ancora fermo sull'1-0, il gol di Libri, ma all'Ocri è stato annullato un gol che dovremmo rivedere domani sera, a mio avviso poteva anche essere regolare, era un colpo di testa, il direttore di gara ha punito Varricchio, secondo il direttore di gara si dovrebbe essere appoggiato sulle spalle dell'avversario, pallone che era finito nel sacco, quindi era il raddoppio per il Locri. Pochi minuti fa invece per i
pericolosissimo il Trebisacce sotto porta, prima con un tiro di punizione deviato da Parsuodi, da Galluzzo, che è riuscito a respingere la minaccia, mandarla in calcio d'angolo, e poi successivo calcio d'angolo sotto porta, c'è stato un fallo sul portiere, ma Trebisacce mai domo, perché è venuto qui a giocarsela davvero a viso aperto. Una bella partita comunque, molto veloce, le squadre si stanno affrontando a viso aperto, ad armi pari qualche volta, e il Locri ha dimostrato più possesso e sicuramente merita questo vantaggio. Ancora Locri che prova la sortita in avanti, viene fermato, però riprende il Trebisacce, ma è punturiere a riprendersi il pallone, poi Libri indirizza ancora all'indietro, Varricchio il controllo, poi vede libero Battista. Poi Ruggero, poi Siano, ancora Siano. Siano che ha indirizzato, riprende il possesso palla il Trebisacce. Se ci sono, non mi dire proprio, non posso rispondere. Ci sono. Ancora Carbone. Il controllo, ancora parte un tiro Libri. No, era Guttà. Pallone alto. Tiro in avanti del estremo difensore ospite Coluccio di testa. Insiste il Locri. Poi riperde il pallone, allora è Trebisacce che riprende in mano il bandolo della matassa, ancora un cross sotto porta, attenzione al Trebisacce, il pallone attraversa tutta l'area di rigore. Carbone per il Locri, si riprende il possesso palla. Poi la puntata davanti, punturiere, la puntata di punturiere non è riuscito ad impattare meglio e quindi pallone che si è perso tra le braccia del portiere. Trebisacce che riprende il possesso palla, D'Angelo all'indietro trova Scarnato, ancora D'Angelo. Ancora Locri che prova ad insistere, pallone che finisce fuori. Vitale rimette il pallone in campo. Sì, 1-0, siamo al 37esimo di gara. Locri aveva raddoppiato, però il gol è stato annullato dal direttore di gara per un presunto fallo di Varricchio, che aveva realizzato, secondo il direttore di gara si è appoggiato sulle spalle del difensore, quindi ha annullato il gol. Attenzione a Locri, il limite dell'area ancora, Siano prova a impattare, pallone che finisce ancora la sua corsa ancora tra le gambe del Locri, e c'è Lombardo su Libri tiene palla, ancora Carbone, in azione tabureggiante del Locri, sbaglia stavolta l'indirizzo del passaggio, viene fermato da Fuc che prova ad uscire, Trebisacce che se la sta giocando a viso aperto e davvero ha giocato davvero una buona partita insieme a Lomelloc. Merita ampiamente il risultato per aver prodotto decisamente qualcosa in più. Trebisacce che insiste e lo fa ancora con Fuc, la rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra ospite. Fallo che non viene fischiato stavolta, poi Lombardo trova Coluccio, ancora Lombardo, poi Varricchio.
libri. Carbone. Siano. Mannarino per il Trebisacce. Lombardo. Gutta, poi ancora Lombardo. Battista per il Locri. Controllo difficile, si fa per dire, ha sbagliato il controllo. Coluccio. Siano e poi Lombardo. Carbone prova a sfondare il Locri per vie centrali. Ha giocato poco sulle fasce, almeno e quanto ci ha provato è stato sempre pericoloso. Gallotta. E poi c'è D'Angelo dall'altra parte. Campanile senza senso. Finisce al lato, rimessa laterale per il Locri. 39 minuti. Guttà per il Locri per la rimessa laterale, si fa a trovare pronto Lombardo, ancora Guttà per il passaggio ritorno, Varricchio. Altro lancio di Varricchio, puntuliere toccato da dietro, lascia proseguire il direttore di gara, Libri, poi Carbone riesce a recuperare il pallone solo per qualche istante, pallone gli è stato sottratto, è stato Gallotta a ricacciare in avanti la minaccia per la squadra ospite, pallone che finisce al lato, altra rimessa laterale per la squadra locrese. Controllo ancora di punturiere, altro pallone fuori, nuova rimessa laterale, Gutta, 40 minuti, 1-0 Locri, decide al momento Libri, Coluccio fa girare palla il Locri, poi trova libero Siano, allarga il gioco Siano, finalmente rivediamo la fascia, ecco Ruggero, dato a supporto anche Carbone, è servito solo adesso, impreciso però da Lombardo che poi recupera palla in aria, c'è ancora punturiere, il problema di girarsi, allora Carbone parte un cross, la respinta della difesa del Trebisacce, pallone al lato, no, non esce, attenzione al Trebisacce che potrebbe ripartire, ma già la difesa dell'Ocri è rientrata, pallone spedito dall'altra parte, non riesce a tenerlo in vita il numero 14 Cirolla, altra rimessa laterale locrese. Rimessa laterale effettuata di testa, ancora D'Angelo, pallone al lato, Coluccio, pardon, Lombardo, punturiere, Libri ancora, Libri prova ad andare via a sinistra, Libri arriva al raddoppio, ultimo tocco di Libri, rimessa laterale per il Trebisacce, ancora Mannarino. Zicarelli perde il pallone, Lombardo lo recupera, Battista, Coluccio che si era sganciato in avanti, quindi Battista è andato a fare il centrale, ecco Lombardo di testa, ancora il controllo di puntuliere sbagliato, anche stavolta ripartenza del Trebisacce, pallone lunghissimo e non può raggiungerlo il numero 14 Cirolla, pallone sul fondo, rimessa che aspetta all'Ocri, lo farà con Galluzzo, Battista, Battista lancia in avanti su punturiere, tanto il Sederno torna sotto a Cotronei, altro pallone perso dal Trebisacce, Ruggero,
poi Libri, attenzione a Carbone, Carbone quando trova spazio riesce a mettere in difficoltà la retroguardia ospite. Ancora Trebisacce che rientra in possesso palla, Bellitta, gioco allargato su D'Angelo, altro lancio in avanti e anche stavolta impreciso, Varricchio, poi Libri, riparte il Locri, punturiere, Turiere tiene palla, Gutta, si va all'indietro, Varricchio allora, ecco Lombardo, non si capisce con Carbone, la misura del passaggio è completamente sbagliata, c'è Fuc, Libri, pallone è tornato in possesso il Locri del Coluccio, Carbone, c'è Galantucci, servito poi Mazzei, tiene palla Mannarino, poi allarga il gioco per D'Angelo, parte un cross deviato ma torna in possesso il Trebisacce, ancora D'Angelo, Mannarino, c'è completamente libero Bellitta, viene servito, allarga il gioco ancora Trebisacce, in area di rigore c'è Libri che riesce a mandare il pallone al lato, quindi angolo, dovrebbe essere angolo a favore della squadra ospite. La rimessa laterale probabilmente, infatti è così, noi non vediamo quella porzione di campo, ve lo ripeto fino alla nausea, ma è difficile la visione da qui e quindi probabilmente la telecamera vedrà un po' meglio. Pallone che dovrebbe essere uscito, infatti è così, rimessa laterale per il Locri, insiste il Trebisacce che si fa vivo in questo finale di primo tempo. Mannarino, ancora lo scambio, bello in area di rigore, ma alla meglio la difesa dell'Ocri, punturiere, non riesce a catturare il pallone e poi ancora ad insistere Mazzei, Mazzei col destro su Mannarino, ancora Mazzei al limite dell'area, il pallone riconquistato dall'Ocri, finisce qui, è finita 1-0, dunque Libri decide al momento la gara, gol arrivato nel primo tempo di testa, è tutto, torneremo dopo per il secondo tempo. Tutto pronto dunque per i secondi 45 minuti di gara, ricordo il parziale 1-0 a favore dell'Ocri, decide Libri al momento, ecco che parte l'incontro, pallone in avanti, non ci sono state sostituzioni, almeno mi pare di averne visto, no, squadre sono rimaste in campo con i medesimi schieramenti. Carbone intanto lascia sfilare un pallone che non riesce poi a controllare.
Locri che riprende il gioco proprio con l'estremo difensore Galluzzo. Battista in avanti di testa, più in alto arriva Gallotta, punturiere, no, era Ruggero, ha toccato di mano, quindi chiede scusa, ha rischiato anche il giallo, era Galantucci, capitano del Trebisacce, che ha impattato col braccio Lombardo, pallone che è stato dato in maniera anche ingenua a Lombardo, girato, parte un tiro ma nulla può fare contro le braccia di Galluzzo. Attenzione a Galluzzo che sbaglia però poi nell'impostare il gioco. Locri ancora probabilmente negli spogliatoi, c'è D'Angelo sul pallone, alto cross verso l'aria, la respinta stavolta di Battista, poi riprende palla punturiere, subisce il fallo, non viene fischiato per il vantaggio, poteva allargare direttamente, invece ha preferito servire Coluccio, pallone consegnato poi in avanti, poi Carbone riconquista palla per il Locri, servizio di Carbone per Rassiano, ci arriva prima però Fuc e manda il pallone all'estremo difensore Vitale. Ancora Trebisacci che prova ad impostare, controllo sbagliato, quello di Zicarelli, permette a Locri di riprendere il gioco. Lombardo, altra deviazione, altro fallo laterale a favore della squadra locrese. Riperde palla il Locri, Trebisacci che può ripartire, Libri bene anche in fase di contenimento. Pallone ancora una volta perso, momenti, fase di gioco un po' confusa. Locri che arriva con questa palla, punturiere, e poi il servizio è su Coluccio, sbagliato il passaggio su Carbone che deve inseguire il pallone prima di farlo uscire. Ottiene il massimo perché ottiene un angolo Matteo Carbone, credo, o rimessa laterale, non rimessa. Libri può provare, pallone alto. Libri ci ha provato, era a 3 metri dalla linea che delimita l'area di rigore, ha provato a indirizzare in porta, pallone che è finito alto. Vitale sul pallone, ancora Locri fermato, punturiere in maniera regolare, rimane a terra, si sta rialzando punturiere, non è accaduto nulla. Ancora D'Angelo per il Trebisacce, pallone servito a Cirolla, c'è Gutta in anticipo, pallone sul fondo. Galluzzo, altro pallone indirizzato male, poca concentrazione tra i locresi. Bellitta, parte il cross intanto,
c'è un angolo a favore del Trebisaccia. Tiro d'angolo dunque per il Trebisaccia, che sta per essere battuto. Va Mazzei. Angolo battuto, attenzione sotto porta, altro angolo. Battuto l'angolo, c'è una trattenuta in aria non rilevata al direttore di gara. Insiste però il Trebisaccia, che è entrato meglio in campo in questo secondo tempo. Pallone al lato. Ancora Coluccio. Poi Battista in avanti. Libri riconquista palla per il Locri. Punturiere ha allargato il gioco per Gutta, poi Libri. Parte il cross di Libri, meglio la difesa del Trebisaccia, pallone che finisce poi al lato. C'è una posizione di offside. Gioco che sta per riprendere. Vitale in avanti. Ancora Trebisaccia in avanti. Meglio Ruggero che esce, palla al piede. Calcio di punizione per il Locri. Libri, Lombardo, passaggio di ritorno. Ancora Libri, Libri migliore in campo del Locri assolutamente. Ancora D'Angelo, spedisce il pallone al lato. Rimessa laterale che spetta al Locri. Pallone subito perso. Angolo per il Trebisaccia. Ancora sotto porta Coluccio, altro pallone in avanti, c'è fuori gioco probabilmente. Non aveva sbandierato il guardialinea, quindi
azione era buona. Libri per il Locri, allarga il gioco per Guttà. Guttà prova a infilarsi in mezzo a due. Guttà parte un tiro, è stato ribattuto. Anche la prova di Guttà positiva. Libri ancora lì e poi Lombardo allarga il gioco per Carbone. Buono il controllo di Carbone. Carbone nel rigore. Carbone e poi la difesa del Trebisaccia che ha la meglio. Calcio di punizione per il Trebisaccia. È stato atterrato Mannarino, no, Galantucci. Punizione già battuta, Trebisacce che doveva giocare in qualche modo a favore di Vento, Vento che cambia la sua direzione ripetutamente. Comunque la forza si è abbassata in questo secondo tempo. Carbone, ancora il controllo della difesa ospite, poi è Lombardo, Pocoluccio, Libri, Siano, sbaglia Siano, Libri rimedia per il Locri ma solo in parte perché il pallone viene riconquistato dal Libri. Ha rischiato il giallo Libri, fallo di mano volontario, graziato dal direttore di gara. Lancio in avanti, del resto stessa cosa del primo tempo, altro fallo volontario, colori invertiti quelli del Trebisacce, non ha mostrato il giallo, quindi stesso peso e stessa misura. Spinta su punturiere non ravvisata al direttore di gara. Fallo laterale ancora per il Locri che si mantiene in fase di costruzione. Pallone che non esce. Lombardo prova a riconquistare palla, poi Libri forse commette fallo, lascia correre il direttore di gara. Siano, male l'aggancio, poi la puntata in avanti, attenzione, posizione buona, però c'è Varricchio, c'è la posizione di fuorigioco. C'era fuorigioco, offside dunque. Galluzzo, rimessa laterale per il Locri, Libri, Carbone, lancio verso il centro. Sì, eccovi collegati con il comunale di Locri, risultato invariato 1-0, il gol di Libri resiste in questa gara. Locri è un po' timido in questo secondo tempo e il Trebisacce a dire il vero non ha visto ancora la porta, solo in un'occasione ma in maniera molto, molto velitaria, un po' di gioco spezzettato e abbastanza confusione in campo. Adesso c'è un giallo che viene rimediato da Battista, fallo da dietro. Giusta la decisione arbitrale, giallo che lo meritava tutto, in sostanza era nettamente in ritardo, ha completamente falciato il calciatore del Trebisacce da dietro, quindi calcio di punizione a favore della squadra ospite. Passiamo a centrocampo, gara che vive su quell'episodio del primo tempo, e un Locri un po' svogliato questa ripresa. Adesso Galluzzo combina un pasticcio perché regala l'angolo alla squadra ospite. Ingenuità grossolana dell'estremo difensore dell'Ocri, poteva lasciar passare il pallone perché l'ultimo tocco era del Trebisaccia. Ancora angolo battuto, parte un cross, attenzione, completamente libero, ha rischiato il gol il Locri, è stato Lombardo a salvare sulla linea, portiere battuto, poi c'è trattenuto Siano, altro giallo
e anche questo sacrosanto. Il fallo lo commette Mazzei. Locri che ha rischiato di soccombere perché insomma l'ingenuità è stata grossolana, quella di Galluzzo. Intanto Coluccio ecco un cambio tra le file del Trebisacce, entra Merise. Dovrebbe essere uscito il calciatore ammonito, se non sbaglio. No, è uscito Cirolla. Amerise dunque per Cirolla, Coluccio intanto per il calcio di punizione, Varricchio, poi Libri come una trottola in mezzo a due, passa, poi ancora Locri, c'è Siano si allunga il pallone però. Mazzei, Siano, poi Carbone reclama un fallo che secondo il direttore di gara non ha subito Libri in rimonta, ma che partita che ha fatto Libri. Ancora Coluccio, Carbone, Siano, Libri, il servizio di Libri corto però se n'era avveduto. D'Angelo, pallone in fallo laterale. Lombardo, lancio di Lombardo per Gutta, si torna indietro. Vitale. Diciotto minuti di questo secondo tempo, 1-0 Locri, ma il Locri se l'è vista brutta qualche minuto fa. Fuc, puntata in avanti, pallone finito c'è la posizione di fuori gioco, infatti è così. Galluzzo, poi Lombardo in avanti, l'aggancio è buono, quello di punturiere, poi allarga il gioco su Gutta trova Libri libero, Libri la puntata in avanti, errore ancora, Lombardo, buono il controllo di Lombardo, allarga il gioco su Gutta. Ancora Trebisacce in possesso palla, lancio in avanti, c'è Fuc, parte un tiro, c'è Galluzzo che riesce a recuperare il pallone. Carbone per il Locri, ennesima accelerazione, Carbone per Libri, pallone al lato, è stato deviato il pallone, no, rimessa dal fondo, altro cambio. Entra per il Locri Lanza, Carbone va negli spogliatoi. No, non è stato Carbone a essere sostituito. Ci pareva strano in effetti. Battista va, è stato anche ammonito. Lanza per Battista. C'è anche una sostituzione tra... Allora sono due, è uscito anche
Siano, se non sbaglio, ed è entrato Foti. No, Conversi. Proviamo a fare un po' d'ordine perché insomma è entrato anche Maio per il Trebisacce. Vedremo dopo che è uscito, esatto, un angolo guadagnato dalla squadra ospite. Ancora angolo dunque per il Trebisacce. Angolo per la squadra ospite che sta per essere battuto. Battuto male e quindi ancora inchiodato sull'1-0 il risultato. Siamo in collegamento anche con Universo Dilettanti. Il gol, quello che decide, è quello di Libri del primo tempo. Secondo tempo un po' avaro di occasioni, selva di situazioni. Intanto sono entrati Conversi per il Locri insieme a Lanza, hanno preso il posto di Siano, che non è più è Battista, che era stato ammonito per un fallo da dietro. Ancora Locri che insiste, Carbone, la puntata in avanti per Punturiere e arriva però il difensore centrale a spazzare via la minaccia, ma c'è angolo per il Locri. Altro assalto dunque nel tentativo di chiuderla questa gara. Locri, risultato che rimane in bilico e il Trebisacce non lesina ancora azioni offensive. Lombardo sul pallone, parte il tiro d'angolo di Lombardo, ancora Carbone, non riesce a prendere il pallone di testa stavolta. Libri ci arriva per primo, mamma quanta corsa ha fatto Libri oggi. Libri ancora, va l'uno contro uno, Libri prova a sfondare, tiene palla, passa in mezzo a due, è messo giù, calcio di punizione per il Locri. Calcio di punizione per il Locri dunque. C'è Lombardo sul pallone, guardate quanti calciatori sono sulla linea della porta, davvero nell'area di rigore. Sembra l'azione al contrario di quella del primo tempo del gol, sotto misura ancora, smanaccia Vitale e allontana la minaccia. Punizione battuta come di consueto a Lombardo. Ancora Locri, siamo in area di rigore, ne esce la difesa ospite. Gutta recupera palla per il Locri, altra puntata in avanti, non ci arriva Punturiere, non ci poteva arrivare stavolta, passaggio decisamente impreciso. Trebisacce che è entrato un po' in confusione in questo periodo, non riesce più a costruire come ha fatto nei primi minuti di questo secondo tempo. È stato Conversi a toccare il pallone, Lanza, ancora Libri e poi Lanza non è riuscito ad agganciare. Coluccio di testa, però pallone che finisce sui piedi di Galantucci che indirizza male. Galluzzo, controllo facile per lui. Carbone non ci arriva, rimessa laterale però per il Locri.
ancora Libri. Libri tiene palla, pallone in avanti, c'è Carbone, non ci arriva, riparte il Trebisacce, azione però, ecco, ecco il Trebisacce che va via col numero 8 Mannarino, Mannarino viene fermato, rinvio che raggiunge poi Libri, Libri migliore in campo a mio avviso in questa gara, ancora Libri in avanti, c'è Punturiere, tiene palla, ha il problema di girarsi, c'è completamente libero Lanza, viene ignorato, allora c'è l'avanzare dall'altro lato di Ruggero, servito adesso, poi Lombardo, Lombardo ancora su Lanza, il controllo, Conversi, Conversi al limite dell'area, parte un tiro, il portiere facile, Vitale, presa alta, è riuscito ad eludere la minaccia Locrese, allora è il Trebisacce che riprende possesso palla e lo fa con il numero 21 Bellitta, servito poi il compagno di squadra lì a sinistra, è difficile sfondare da quel lato, troppi uomini da lì, allora si prova a girare dall'altro lato, c'è Gallotta, attenzione perché commette una mezza sciocchezza Gallotta, era Carbone, è riuscito a intercettare il pallone, Trebisacce, fallo poi di Carbone, fallo su Mannarino, già battuto, posizione sbagliata, però il direttore di gara dice che bisogna ripetere, Scarnato sul pallone, Bellitta, poi pallone perso dal Trebisacce, Locri che torna in possesso palla con questa rimessa laterale, ci avviciniamo alla mezz'ora, sono 28 i minuti di questo secondo tempo, ancora Trebisacce, attenzione al limite dell'aria, viene fermato, poi la botta decisamente sbagliata del calciatore cosentino, è stato Mannarino, rimessa per il Locri dunque, ancora, ancora Libri, pallone in avanti per Conversi, è stato fermato Locri offensivo nel tentativo di chiuderla, è arrischiato ripetutamente, attenzione 3 contro 3, attenzione al Trebisacce, viene fermato da Gutta, Gutta che arriva a fermare, poi c'è la ripartenza Locrese, Guttai a terra, si sta rialzando Libri, Libri va via in mezzo a due, poi il servizio, era un'imbucata e ancora, ancora Coluccio, Libri ancora riconquista palla e poi Punturiere, 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 finta e controfinta, non guadagna terreno però, e poi l'imbucata è per Carbone, pallone deviato in angolo, Locri tambureggiante in questo frangente, ha cercato di chiuderla ripetutamente, angolo battuto corto, allora Sergio Lombardo verso il centro del rigore, alla meglio la difesa ospite e poi Conversi l'aggancio e sul vertice, pallone troppo lungo, finito in faro di fondo, non ci poteva arrivare Lanza che si era smarcato lì a destra, andare a prendere il suggerimento del compagno di squadra, mezz'ora varcata in questo istante, 1-0 ricordo il parziale, Libri nel primo tempo, c'è un altro cambio, è entrato il numero 20, è uscito il numero 8, quindi non ci sarà più Mannarino e c'è Grisolia invece, gioco che riprende
Ancora il Trebisacce che prova ad insistere, Lombardo riconquista palla per il Locri, Conversi ha il problema di girarsi, allora scambia ancora con Lombardo, tiene palla Lombardo, ancora su Conversi anticipato, anche in maniera abbastanza ingenua, riconquista palla ma solo per un istante il Locri perché poi la riperde, gioco che si svolge in un fazzoletto di campo, allora si apre a sinistra, prova ad avanzare il Trebisacce, da lì altra puntata, intercettata da Lanza che si è messa a fare l'esterno basso, ancora Carbone, nuova sfuriata del Locri che prova a chiuderla ed ecco Conversi in possesso palla ancora su punturiere e poi Libri potrebbe armare il destro, invece ci pensa, poi col sinistro indirizza verso Conversi, era in posizione regolare, pallone che è finito tra le braccia del portiere, si dispera punturiere che si era liberato in area di rigore. Trebisacce che respira ancora, 32 minuti, 1-0 Locri, ma gara in bilico qui al Comunale. Locri non è riuscito a chiudere nonostante il tridente messo davanti da Scorrano. Bellitta per il Trebisacce, poi Guttà per il Locri. Sergio Lombardo, Conversi, per lancio per Carbone, troppo lungo. Ancora Trebisacce che torna in possesso palla, c'è Varricchio a chiudere il Zicarelli che si era sganciato, poi sbagliato completamente il servizio di Libri, forse il primo errore di Libri in tutta la partita. C'è forse qualche altro cambio? Sì, chiamato cambio tra le file del Locri, ci pare Carbone è un po' stremato, vediamo se sarà avvicendato lui. Vediamo chi viene sostituito. È uscito il numero 34 Conversi che era subentrato qualche istante fa, probabilmente qualche problema per Conversi perché tattico assolutamente nulla, perché è entrato Gervasi. Due attaccanti, qualche problema fisico sicuramente per Conversi. Rimessa per il Locri, Guttà, poi Libri. Coluccio. Lanza. Poi Lombardo, recupera palla Carbone, poi si ostacolano Lombardo e Carbone, Carbone finisce giù, si lamenta Carbone di ciò, Coluccio ha rischiato non poco, poi pallone che è finito al lato, rimessa laterale per il Locri, Libri, Carbone ancora. Si è sganciato Guttà, viene ignorato da punturiere, poi il servizio è sul liberissimo dall'altra parte, poi l'impatto è decisamente da dimenticare ed è quello, ci pare Lanza, vediamo chi, sì è proprio lui Lanza. All'esterno passo da destro lo fa Ruggero, non Lanza ovviamente. Guttà deve aver preso un colpo alla gola, attenzione, Guttà ha preso un brutto colpo, tutto a posto, comunque è seduto il ragazzo locrese. Colpo nella gola, direttore di gara aveva invitato il medico a entrare subito in campo, nulla di grave comunque, anche se allora, ha preso un brutto colpo Guttà, è stato comunque nulla di grave, si è ripreso, voleva, era così volitivo a riprendere il gioco che voleva effettuare lui la rimessa laterale, il direttore di gara l'ha invitato a stare a bordo campo per ovviamente avere le cure mediche, adesso è pronto per rientrare Locri momentaneamente in 10, ecco viene autorizzato solo adesso, quindi ripristinata la parità numerica, ricordo il risultato 1-0 a favore del Locri.
non è accaduto praticamente nulla in quest'ultimo periodo, solo che una nota ve la dobbiamo dire, perché è uscito Conversi, che era entrato qualche minuto fa, al suo posto è entrato in campo Gervasi, quindi non può essere un cambio tattico, entrambi sono punte, probabilmente Conversi aveva qualche problema fisico. Carbone prova a scoccare un tiro, deviazione, altro angolo a favore del Locri, Locri che ha provato ripetutamente a chiuderla, non c'è riuscito al momento, e il Trebisacce ha avuto qualche occasione in ripartenza ma non è mai arrivato a tu per tu con il portiere, quindi elementi pericolosi non ce ne sono stati al momento. C'è il tiro d'angolo intanto per il Locri, c'è Sergio Lombardo sul pallone per l'esecuzione, tutto il Trebisacce in area di rigore. Ecco il tiro d'angolo che parte adesso, sotto porta ancora la respinta della difesa ospite che prova ad uscire da questo guscio difensivo nel tentativo di pareggiare la gara. Trebisacce che ha avuto il merito di rimanere in partita fino al momento. Rimessa laterale che spetta proprio alla squadra cosentina, va ad effettuarla in questo momento, servito poi il numero 21 ospite Bellitta, tiene palla ma in mezzo a due Gervasi, prova a tenerlo lì, calcio di punizione per il Trebisacce. Carbone poi gesto di Saputo scacciando via il pallone, scarnato per il Trebisacce. Ancora la testa che arriva puntuale, quella di Varricchio, poi Carbone. Carbone tiene palla, c'è libero, Lanza viene ignorato, allora preferito Libri, si avvia verso il rigore, Libri semina nel panico ogni volta che prende palla il calciatore locrese. Poi Ruggero, parte un cross, ancora la testa della difesa ospite, c'è Lombardo, tiene palla, servito Coluccio avanza, poi Carbone ancora tiene palla, giù Carbone, c'è il vantaggio ma il tiro è stato quello di Punturiere. C'era un calcio di punizione che era molto più pericoloso, devo dire, del tiro che ha scoccato Punturiere. Spinto poi Gutta, non fischia il direttore di gara, poi Lanza e poi ancora Libri, altra accelerazione di Libri. Libri solo in mezzo a tre avversari, poi si sposta a sinistra Libri, ancora pallone che viene toccato dalla difesa ospite, angolo per il Locri. Ancora il tiro d'angolo battuto, Libri impatta direttamente, gol di Libri, 2-0. Libri ha segnato, doppietta, il Locri la chiude. Libri ha sorpreso il portiere ospite che è rimasto decisamente imbambolato. Libri la chiude definitivamente, 2-0 il risultato, doppietta del migliore in campo, non c'è che dire. È stata la vera spina del fianco dei calciatori del Trebisacce e Libri la chiusa, 2-0 dunque per la squadra locrese. Siamo in diretta anche con Universo Dilettanti, allora vi do il risultato che è maturato, 2-0 a favore del Locri, ha segnato Libri, doppietta dunque per il calciatore, partita chiusa a Locri, Libri una puntata verso la porta difesa da Vitale, Vitale è rimasto praticamente imbambolato, perforato da questo tiro proprio nell'angolo dove c'era il portiere, quindi una mezza, anzi una disattenzione proprio totale, e quindi 2-0 per il Locri. Locri che fa il passo decisivo verso la D, non c'è che dire, Siderno che perde fuori, si allarga la forbice dunque tra le prime due e il Locri per la distanza decisiva. Il pubblico che canta, tutta la tribuna in piedi ad osannare questa squadra che sta dando grande soddisfazione a tutto l'ambiente. La puntata del Trebisacce che ha avuto il merito di non arrendersi mai, ma davanti a questo Locri c'è davvero poco da fare.
ancora Galluzzo che deve rincorrere un pallone, non vediamo praticamente nulla, tutto il pubblico all'impiedi. ...40 minuti del secondo tempo... ...2-0 Locri... ...e pubblico che segue la gara all'impiedi... ...allora dobbiamo farlo anche noi... ...perché altrimenti non vedremo nulla... ...Lombardo... ...poi Coluccio... ...Varricchio all'indietro... ...Galluzzo allarga il gioco... ...gara che ormai ha poco da dire... Doppio vantaggio dell'Locri a 5 minuti dalla fine. Libri in avanti per Lanza. Sbagliato il passaggio di Lanza. Ancora Trebisaccio che torna in possesso palla. Lancio in avanti per il nuovo entrato del Iugna, si chiama così, il nuovo entrato calciatore di colore del Trebisacce. Angolo a favore del Trebisacce. Galluzzo, tutto facile per lui. Su Carbone che si è prontamente proposto, Carbone poi per Punturiere. Si chiude però la difesa con il numero 19 Ameise. Trebisaccio che si fa rivedere in avanti, ormai mancano 3 alla fine più recupero. Altra puntata verso la linea di rigore, Lombardo servito Carbone, sono 2 contro 3 però, arriva a supporto anche Gervasi così come Guttà che si sgancia a sinistra, Guttà non viene servito, Punturiere tiene palla. Lombardo, Locri che rallenta, ormai traguardo in vista, Lanza, allarga il gioco, c'è Ruggero, poi ancora Lombardo. Carbone, l'area di rigore anticipato, Fuc per il Trebisacce, c'è un fallo commesso da Coluccio, calcio di punizione per il Trebisacce. Probabilmente un altro cambio, infatti è così. Entra il numero 5 Roma. Ed è uscito il numero 21 Bellitta. Galluzzo, mentre il Siderno definitivo ha perso 3-2. Gervasi intanto era tu per tu con il portiere, poi Guttà recupera palla per il Locri, ultimi scampoli di questa gara che vede il Locri primeggiare 2-0, errore di Libri che chiede anche scusa dopo quanto ha fatto. Manca poco, un minuto alla fine più il recupero per suggellare quest'altro incontro del Locri che è riuscito a vincere questa gara 2-0 e soprattutto ad allargare ancora di più la forbice con il secondo posto, fuga che era già cominciata parecchie settimane fa ma oggi ha assunto dimensioni ormai irrecuperabili per le altre, quindi Locri virtualmente con più di un piede in Serie D. Ecco Lombardo, poi Libri, ancora forza di correre e proporsi
ha segnalato il recupero del direttore di gara, noi non ce ne siamo avveduti. Ad ogni modo punturiere per il Locri, ancora Lombardo, sbagliato stavolta il passaggio, allora prova a ripartire la squadra ospite, lo fa con calciatore di colore Eonia, di testa Gutta, poi Coluccio, perfezione e disimpegno, ancora Lombardo, il palleggio di Lombardo, Carbone, punturiere Carbone, si mira a far passare il tempo, ormai Locri pronto a festeggiare quest'altra vittoria. Carbone poi guarda di brutto il diretto avversario Roma, reo ad aver commesso fallo, ancora Carbone, tiene palla, pallone all'indietro, Coluccio, giro palla Locrese, sorta di torello per far trascorrere il tempo, pubblico che festeggia, ma è dal primo minuto che sta incitando la squadra Locrese. Ancora Lanza, errore stavolta, prova a ripartire il Trebisacce, è stato fermato sul nascere la minaccia, ecco, poi il palleggio di Carbone, calcio di punizione per il Locri. Punizione già battuta, ancora Libri, Lanza, Ruggero, si propone ancora Libri, Libri perde palla stavolta, lancio in avanti della squadra cosentina, ma la difesa dell'Ocre è già rientrata, dall'altra parte si era completamente liberato il ragazzino di colore che è entrato, ha dimostrato anche di avere i piedi buoni, è stato ignorato dal capitano della squadra Galantucci, dimostrando un po' di egoismo in questo caso, perché si era completamente liberato Ionna per quel che può contare. Il direttore di gara controlla ancora il cronometro, ultimi scampoli di questa gara che sancisce ancora una vittoria per il Locri. Rimessa laterale già effettuata, è stato Alleise, Libri, Carbone, Carbone palla al piede, prova a disorientare Roma, poi servizio per Lanza che si era smarcato, ancora Carbone, vedete va in pressing, risoffia ancora il pallone, Carbone a Iervasi, 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 pallone che finisce al lato, c'è calcio d'angolo, mancava solo il gol, il mitico capitano Iervasi, uno dei veterani dell'Ocri. Carbone, Lanza, il tiro dal fondo, il tiro va sul fondo, è finita, finisce in questo momento la partita di Locri. Dunque 2-0, doppio Libri per il Locri, e ha mandato anche altri 3 punti nella cascina locrese. Momento di festeggiamenti qui allo stadio comunale di Locri. Locri ha superato per 2-0 il Trebisacce. Sì, è finale da Locri, 2-0, doppio Libri per questo Locri che mette in cascina altri 3 punti, ovvero fuga decisiva verso la D, più di un piede e mezzo all'interno della Serie D. Dunque Locri fa un altro passo enorme in avanti anche per la concomitante sconfitta del Siderno e le altre che rallentano da dietro. A voi studio.
Ecco, vi siamo collegati anche con Domenica in campo, credo. Ecco, e vedete i festeggiamenti, Locri ha vinto 2-0, passo decisivo per la Serie D ormai imminente, un'altra squadra dello Ionio, speriamo che Rocella riesca anche a salvarsi, ma il Locri ha fatto davvero un passo enorme oggi verso la serie più importante, quella che è davanti al campionato d'eccellenza. Doppio Libri che è stato il migliore in campo in tutti i sensi, sia nel primo che nel secondo tempo, sentite i canti locresi. E ve li lascio ascoltare.